tante cose. Perfetto, allora volevo salutare Gianluca Di Marzio che questa sera si è recato a Bologna in un luogo speciale, direi un luogo sacro. Buonasera Gianluca, insieme a Tobia Righi, storico manager di Lucio Dalla, che salutiamo. Buonasera, buonasera Alessandro. Buonasera, grazie, Alessandro, grazie. E buonasera a Gianluca. Grazie a Tobia Righi, che mi ha fatto molto piacere. Che non è soltanto lo storico manager di Lucio Dalla, ma è la persona che... Sì, ho salutato la persona che è stata più vicino a Lucio in tutta la sua vita e davvero sono molto emozionato perché qui siamo a casa di Lucio Dalla, siamo in via D'Azeglio 15, questi sono alcuni, no, Tobia, dei dischi d'oro e di platino di Lucio, altri sono in cantina perché mi dicevi che non ci stavano in casa. Sono troppi. Qui per esempio, guarda Ale, per vedere uno che di solito è di famiglia e di casa da noi a Football Night, ovvero Alberto Bucci con Lucio Dalla in versione giocatore di pallacanestro perché non solo il calcio, era grande sua passione, appassionato di basket, più di basket che non di calcio forse, magari Tobia Righi può anche più di basket confermare. Che non di calcio? Ecco. Sì, qui invece con Valentino Rossi, perché sono due grandi amici che si sono frequentati abbastanza e che Lucio era un grande sportivo. E poi questa, Ale, prima poi di entrare nella sala principale, questa è la sala dove si vedeva le partite del Bologna, questa è la sua sala, ecco, diciamo, del cinema. Questa è la sala che noi venivamo tutti qui a vedere il Bologna e la Virtus, dove ci mettevamo a sedere tutti, che sembrava di essere alla curva Bulgarelli. Ma Gianluca, puoi chiedere tutti perché qui e si divertiva. C'è stato qualcuno che mi ha detto che Lucio Dalla amava moltissimo il programma Calciomercato, il nostro programma Calciomercato. Sì, è vero Tobia? Sì, ma non solo Lucio, anch'io. Anche lei? Ah, sono contento. Non solo Lucio, ma anche il mercato, ma anche io sono un super tifoso del calciomercato. Ah, tra l'altro, perfetto. Baiocchini. Puoi farci vedere? No, Baiocchini era proprio Baiocchini, no? Perché? Eccolo. Baiocchini, sì. Sì. Questo che Alessandro è un patto che facemmo io e Lucio, è un abbonamento del Bologna anche se lui non c'è più. Ma com'è nata questa cosa? Cioè prima di... Allora, è nata che noi andavamo a vedere la partita con la Juve, che ogni 10 anni vinciamo. Lui è uno che quando vince diventa euforico, quando perde tira sempre e andiamo via. Allora, cosa è successo? Lui era molto allegro, siamo andati a prendere la macchina in parcheggio e lui mi ha detto: oh, l'abbonamento si fa anche se si muore. Uno dei due, e chi rimane al mondo e lo fa per l'altro. Probabilmente Lucio credeva che morisse prima io. Vabbè. Noi entriamo in casa, infatti, e poi dopo Ale ti facciamo vedere il resto. No, di c'è una cosa che voglio dire. Lucio Dalla, anche in questo aneddoto hai ricordato Tobia Righi, era un ironico pazzesco, era un uomo che amava il surreale, si circondava anche di oggetti paradossali, quindi in quell'ambiente lì voi dovete portarmi l'oggetto più paradossale che possedeva Lucio Dalla, ce ne saranno chissà quanti, va bene? Sì, va bene, al prossimo collegamento così è come presentarla come un pazzo. No, uno delle persone più intelligenti che ho conosciuto io, ma con un genio, un genio, non un pazzo. E tra l'altro dire una cosa, Tobia, siccome Marocchi non conosce le canzoni, le conosci qualcuna, ma insomma non sei un grande amante, abbiamo parlato spesso anche Sky Calcio Show. Le poche che conosco sono di Dalla e degli altri di Bologna. Per punizione, ma anzi non è una punizione, ma ti darò quindi in questo senso un premio, ti farò declamare un passo di una strofa di una canzone tra le più belle, dal punto di vista della scrittura del testo, la più bella forse secondo me di Lucio Dalla, che è Com'è profondo il mare, però verso la fine del programma. Alessandro, la mostriamo la poltroncina di Lucio Dalla allo stadio per quei Bologna, pochi che non ti abbiano seguito domenica su Sky Calcio Show, perché ricordiamo è stata proprio inaugurata domenica, il Bologna ha deciso di imprimere Lucio Dalla che suona al sax su quella che era la poltroncina che lui occupava sempre allo stadio. Resterà simbolicamente vuoto, ma di fatto è come se fosse sempre occupata da lui. Sì, sotto casa vi mostro anche questa. Hanno inaugurato anche visto che parliamo tanto di panchina, una bella panchina d'oro dove è possibile sedersi praticamente ancora accanto a lui, vicino a Piazza Maggiore, come la panchina cantata proprio in Piazza Grande. E a proposito e a termine di della Bologna, trasmissione su questa panchina
intorno a questa panchina ci sarà una sorpresa. Vabbè. Un'ultima curiosità, perché c'è un dibattito che riguarda l'inno del Bologna, ma voi sapevate che anche lui ha contribuito a uno dei tanti inni, fatto praticamente nel 1988, lo possiamo ascoltare, cantato insieme a Mingardi, Carboni e Morandi, e il titolo Le tue ali Bologna, chiaro il doppio senso con le ali che sul campo del attimo, Dall'Ara facevano sognare i tifosi. Perché, abbiamo detto, insomma, a Bologna ci sono talmente tanti artisti, cantanti, cantautori, insomma, che era difficile metterli d'accordo tutti per fare l'inno. Sì, qui fecero abbastanza, un discreto sforzo, perché erano in quattro. Perché... Però sai qual è l'inno di Bologna a cui sono più affezionato, devo dire, senza nulla togliere a... Quello di Dino Sarti, Bologna, 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 Bologna campione, che invito e sfido il regista Roberto Montoli a trovare poi... Perché stavamo... Stavamo con Tobia parlando, voi parlavate di allenatori, no? Qui stavamo parlando invece di grandi talenti, come Roberto Baggio, ma anche come Marocchi, perché mi stava svelando Tobia che uno dei calciatori preferiti, uno dei calciatori preferiti da Lucio Dalla era Giancarlo Marocchi. Ci fai ma la lista di quelli che lui è vero, è vero, è vero. Allora, lui, posso darti del tuo Alessandro? Come no? A quale Alessandro? A me Senti Alessandro, allora il giocatore più che Lucio ha amato è stato Pascotti, perché è quello che ha vinto lo scudetto. Poi è arrivato Bazzo, che ha illuminato Bologna, che eravamo cadaverici. A cui ha dedicato una canzone, no? Che ha dedicato una canzone, e poi c'era Marocchi, Pecci, Signori, Di Vaio. Questi erano i divi che Lucio amava di più. E Baggio aveva un rapporto particolare con lui. Un rapporto particolare, è venuto anche qui a trovarlo spesso, è venuto anche a portare un libro che aveva scritto lui, che è stato voluto lì, ma soprattutto è stato molto carino, che non so dove era, ma era lontano, è venuto al funerale, che ho apprezzato molto. Cosa ti manca di più di Lucio Dalla? Cosa ti manca di più di Lucio Dalla? Mi manca... Di Lucio, di banche, cioè quando sei abituato a fare cose fatte bene o fatte male, ti mancano queste. Hai capito? Del resto, sai, uno si deve fare un giudizio che la vita va avanti, che è finita, e che ringrazio di aver passato tanti anni con lui, 46. 46 anni. In questa casa, Alessandro, che è diventata anche la sede della fondazione, perché lo questa ricordiamo, è la sede della fondazione, che anzi devo ringraziare la presidentessa, che si chiama Donatella Grazia, e tutti i suoi cugini di Lucio, che hanno avuto, mi hanno onorato di essere diventato presidente onorario. E hanno onorato noi di essere qui, perché ricordiamolo, questa casa è privata, siamo in un condominio privato, ecco perché non è diventata ancora una casa museo. Tutti quelli che volessero venire qui e vorranno venire qua nel tempo a vedere tutto quello che c'è di magico e di sacro, come dicevi tu, all'interno di questa casa, non possono ancora venire, perché c'è un discorso burocratico in questo momento con il comune di Bologna per cercare di arrivare ad un accordo, perché settembre, ottobre, adesso non si sa ancora bene il mese, possa diventare piano piano una sorta di museo, e quindi con determinati orari, determinate fasce, i fan e tutti gli appassionati, e non solo di Lucio, possono venire qui per vedere questa casa. Al momento è stata aperta pochissime volte e questa è Gianluca, una di quelle in diretta. Gianluca, ma adesso tu da lì ti muoverai? Adesso mi sposto, vado a cercare nei portici di Bologna Jonathan Binotto. Te lo ricordi Jonathan Binotto? Sì. Perché era uno dei giocatori a cui anche lui era affezionato, correva sulla fascia, anche Marocchi con Binotto, faceva dribbling. Ha giocato anche, perché voglio capire cosa fa, perché mi hanno detto che ha preso il patentino di allenatore, di direttore sportivo e di osservatore, e credo che sia uno degli unici in Italia, e voglio cercare di capire cosa vuol fare da grande, e poi dopo torneremo. Tu l'hai a avvertito, perché di, magari di è lì che vuol fare affari suoi. E tu, Alessandro, però possiamo prima chiedere a Tobia Righi quanto può aver sofferto Lucio Dalla quando il nostro Giancarlo ha lasciato il calcio? Abbiamo recuperato un articolo di quel giorno, guardate. Marocchi dice addio al calcio, grazie per l'applauso finale, sarà stato tristissimo Lucio Dalla quel giorno. Tra l'altro nell'articolo viene chiamato Ciccio. Ma com'è Ciccio, che noi non ti chiamiamo Ciccio? No, lo chiamavano Ciccio, però... Sì, ma perché noi Ciccio, non lo chiamiamo Ciccio, mi domando? Perché adesso sono un figurino. Sono un figurino. Quando ho iniziato a giocare... Esatto, ero... Sì,
povero bello ci sì, sì. Però ecco, anche a vedere queste immagini a vedere questa immagine devo dire che Marocchi veramente più invecchia più migliora, migliora. Sì, sì, straordinario, grande Marocchi. Allora va bene Gianluca, ti lasciamo e ringraziamo Tobia. Tobia lo salutiamo. Grazie, però, Tobia grazie, la ringrazio molto, grazie è stato molto Alessandre. E dica a Marocchi che, si, che mette la buonerosità in quel tavolo lì, cioè? Che c'è molta carenza, c'è poca roba di Bologna. Di Bologna, qui ci sono due romani, un milanese, sì, c'è la cravatta, un, la Madonna, bellissima. Un toscano, però guardate, la Gianluca, dove sei adesso? Che siamo ai saluti finali con... Ah no, allora questo, sì, questa è la rappresentazione finale, con Giorgio Comaschi che ci, pre, che ci ha promesso sì, un regalo. Sì, però aspetta. Sì, prima Ale, ti, sì, spieghiamo cos'è. È la scultura di Lucio Dalla e fatalità, guarda caso, passava di qui la persona che ha fatto questa la scultura realizzata, che si chiama Carmine Susini e che l'ha fatta in quanto in? Un bel po' di tempo, circa 9 mesi di lavoro. 9 mesi di lavorazione e qui per questa scultura che è diventata la più fotografata, la più apprezzata, la più amata di Bologna e abbiamo lasciato Giorgio Comaschi in compagnia del suo amico Lucio perché ci sembrava... giusto e bello così. Mi ricordo Gianluca, ti ricordi il poeta su, sull'avvenida Atlantica, no? Rio di Copacabana. Di Copacabana, sì. Ricorda un po' qui. Allora, Giorgio, pronto? Aspetta.